Intanto attenti a questi due pericolosi avversari, hanno appena provocato un grave incidente diplomatico perché lo Zimbabwe ha deciso di ritirare gli ambasciatori da Roma, non accetta di essere paragonato all'Italia. Quello gli passò un pochino più sotto traccia perché in Bulgaria erano abituati, appunto, non c'era problema. Quindi abbiamo questa, e poi soprattutto io mi auguro che qualcuno di voi abbia gatto a fare il varo dei celebri. Benvenuto al nome del canile di Arcole, quale noi siamo. Purtroppo è una cosa amarissima che dobbiamo dirci. Però il canile di Arco la tirò fuori 10 anni fa, mi pare in circa, Cossiga, che è uno che capisce le cose, conosce le persone, e in un'intervista mentre era alla Nuova Sardegna, mentre era a Loggia, disse delle cose che poi anche nella sollecitazione rifiutò di confermare, ma tutto virgolettato è registrato, disse: Berlusconi farà la Sardegna il canile di Arcole, cosa regolarmente è avvenuta. Abbiamo il capobranco, si chiama Cappellacci, e che però avevano una profondità che si è capita con l'andare del tempo. Disse: Berlusconi è l'anticristo. Berlusconi non è uno che vi conquista, è uno che vi ruba l'anima. Io credo che, ma no, è una cosa che dice, ruba l'anima nel senso che questo paese non ha avuto mai una grandissima coscienza civica, una grande coscienza morale, un grande senso della legalità, però era un paese in cui c'era una minoranza forte, soprattutto c'erano delle strutture politiche, partitiche, istituzionali, c'erano soprattutto delle figure di riferimento. Oggi non so, il Bobbio già ha cominciato, grazie agli altri intellettuali, tanto al Chino e via, figuriamoci oggi che cosa direbbero i vari Berlusconi più. Nel senso che veramente questo paese, nella sua maggioranza, in una sua larghissima parte, che è il vero problema, e qua siamo tutti d'accordo, il vero problema di come uscire da questa dannazione, è, sono gli altri, quelli dei quali ha mangiato con gli esempi, facendo crollare il timone della regola, perché poi il diritto si fonda anche sulla replica della giustizia, e mangiato il senso della coscienza, la coscienza non solo civica, ma anche la coscienza morale. Ecco, in questo senso io ho ripensato a quelle parole di Cossiga di 10 anni fa, è vero, ci ha mangiato l'anima. Io penso che se anche in queste elezioni Berlusconi non pagherà dazio, noi più che di un'alternativa politica e via, abbiamo bisogno di un esorcista. È incredibile che si è prodotto da solo. Sappiamo che lì non parla del caso di fare tutte i ripassi, ma sappiamo benissimo che cosa è successo. L'esempio più eclatante l'ho visto mercoledì dal giovane Luca De Neve a Tetri, no, quando per un momento Claudio Velardi, che attualmente conduce la campagna elettorale per la Renata Polverini, anche per tutti, ragazzi, è riuscito a dire che il problema dell'Italia è i magistrati che da 15 anni impediscono all'Italia di evolvere il centro. Si è scandalizzato Luca. E Gianni, mi ha detto Gianni Barbacenti, diceva: ma non è possibile, tu stai con i ladri contro lo sguardo. Cioè, quando però si arriva a dire, questo Velardi non è uno nato ieri, era uno dei D'Alema Boys, che era Rodolino, e ad altri via. Allora, quanto quello che uno che viene da quella storia, che era una storia nobilissima, io non ne ho mai fatto parte. Non ne ho mai fatto parte, ma li ho conosciuti professionalmente, moralmente, questi erano. Senti, arriviamo a questo punto. È chiaro che poi non è soltanto Berlusconi, non solo ha fatto quello che ha fatto presso chi riesce a raggiungere attraverso
il martello pneumatico delle sue televisioni di tutti, soprattutto fuori dalle trasmissioni di approfondimento. Berlusconi è appunto uno che è riuscito a portare dalla sua parte, nella sua coscienza negativa, distruttiva e via dicendo, gente come Velati, che venivano da un mondo che aveva una storia, soprattutto di moralità, straordinaria. Dimentichiamo che questo paese, che non è mai stato comunista se non fino al 34%, consegnò il sorpasso della DC sulla DC in morte di Berlinguer. Non è che il giorno è diventato, è che questo paese, quindi ecco che qualche riserva morale bisogna sperare che ci sia ancora, perché il giorno gli italiani, anche quelli della metà dei comunisti, si inchinarono alla figura morale di moralmente, grande rispetto, dove la trovano? Io veniamo, perché abbiamo finito l'informazione in Sardegna, noi siamo veramente peggio, fra il peggio in assoluto, perché è quello che è potuto avvenire prima Berlusconi traeva i suoi uomini, il primo è stato l'avvocato di Costa Turchese, Giulio Mara, persona peraltro per bene, ma non uomo berlusconiano. Poi Pili, che era va bene, poi da ultimo ha preso questo cartellaccio che era il figlio del suo commercialista, da sempre. Cioè, a me si va anche per dire l'Italia, basta essere via. E a me vedo cosa ci ha consegnato questa roba qui. Ci sta letteralmente levando le mutande, il D18, i soldi delle opere pubbliche, i fondi delle entrate dell'accordo fatto da Prodi, con Prodi da solo e via dicendo. Noi siamo arrivati a questo punto, ma siamo arrivati perché abbiamo una situazione dell'informazione che è semplicemente terrificante. Ancora 20 giorni fa l'editore dell'Unione Sarda ha ripreso la vendita, siamo un altro, di due palazzi da 400 miliardi di lire, 200 milioni di euro, che era stata già firmata nel 2004 dallo stesso Cappellacci, assessore di Lazio, messo di l'Arcole, per poter riprendere il discorso che era stato spazzato via da solo. Noi abbiamo una situazione in cui ci sono intercettazioni che vengono scelte selettivamente, in cui è stato per 5 anni è stato cancellato dal principale quotidiano sardo. Io ho lavorato per 5 anni, in momenti da così così, ma in momenti anche esaltanti. Questa abbiamo una situazione dalla quale posizioni come il fatto servono anche a noi in Sardegna, questa proprio veramente in queste tenebre informative, perché ci sia uno stimolo dall'esterno, visto che all'interno non abbiamo più niente, è rimasto qualcosa in questi figati del Paese Sardegna che riescono a dare qualche notizia. Poverini, lo fanno, io ne sono anche molto orgoglioso che lo facciano. Noi abbiamo soltanto il problema che il fatto sta facendo quello che non fa gran parte dell'opposizione sinistra. Non è il mestiere dei giornalisti fare delle cose che dovrebbero essere nelle mani dei politici. No, naturalmente devono farlo e fanno bene a farlo, ma dico, dovrebbero avere con loro metà della opposizione, due terzi, non lo so, in realtà abbiamo soltanto gente che si dispiace di questo, non lo so, è un discorso, il fatto serve a noi, serve a Corriere della Sera, serve un po' a tutti, per uscire da questa cappa, altrimenti, ripeto, ci servirà soltanto ed esclusivamente l'esorcista, anche perché la giunta regionale, come sapete, ha gli assessori espressi da un monsignore, quello che riuscì a strumentalizzare il Papa a favore di Berlusconi in piazza di Bonaria. C'è la massoneria di più. Intanto voglio dire, questo dimostra il fatto non è importante. Grazie.